Un po' scomodo come cosa, soprattutto anche poi l'orario. Di solito eravamo soliti a giocare per le 22, adesso siamo costretti ad anticipare. Dal 26 aprile sono ripartite le attività sportive di contatto. Come sta andando la sua attività per quanto riguarda il calcetto amatoriale? Sta andando abbastanza bene, solo che stiamo riscontrando dei problemi riguardo gli spogliatoi e il coprifuoco, diciamo. E quindi le persone, i clienti si lamentano. Il coprifuoco sta incidendo in modo negativo sulle prenotazioni. Sulle prenotazioni sicuramente, perché l'ultima partita viene fatta alle 21 e alle 22 diciamo finisce e quindi non possiamo poi fittare gli altri orari. Si sono ridotto perlomeno il 30%, 30-40%, perché le due fasce che perdo 22, 23, 23, 24, le ultime due fasce orarie. Noi in questa struttura abbiamo due campi di calcetto e un campo di calcio a 9. Qui si giocano 5 in 5, diciamo due squadre da 5 in 5, mentre invece il calcio a 9 sono 9 in 9. Lavoriamo in sicurezza, non diamo spogliatoi, abbiamo igienizzanti, abbiamo la misurazione della temperatura, insomma lavoriamo così, in sicurezza. Le Quindi anche le docce sono docce sono vietate, vietate il cambio tutto. abiti Sì. per Sono costretti i clienti a venire già, diciamo, in abito da calcio, insomma. Stai riscontrando dei disagi per quanto riguarda l'organizzazione della partita con il coprifuoco e la chiusura degli spogliatoi? Purtroppo sì, diciamo ci siamo trovati male, ci cambiamo, diciamo, fuori campetti e quindi è un po' scomodo come cosa, soprattutto anche poi l'orario. Di solito eravamo soliti a giocare per le 22, adesso siamo costretti ad anticipare, quindi magari se dovevo studiare fino alle 20, adesso devo studiare fino alle 18 pur di fare un minimo di attività sportiva, quindi sì, è un po' un problema. Alla fine riusciamo ad anticipare perché la voglia di giocare a calcio finalmente, dopo tanto tempo in cui per l'appunto era proibito, troviamo il modo di organizzarci e quindi pur di giocare magari rinunciamo ad altri piaceri. Quindi una sorta di sfogo dopo questi lunghi mesi di chiusura. Assolutamente, l'attività fisica fa sempre bene, quindi soprattutto il calcetto. E dopo tanto tempo fermi, ovviamente sì, è un'attività di sfogo, assolutamente. Eh beh, qualche problema sì, perché purtroppo si può giocare soltanto alle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 per chi è ligio alle regole come noi diventa un problema perché non si può rientrare a casa. Speriamo che questi orari li prolunghino perché veramente non ha più senso. Prima a che ora diciamo, era abituato a Prima giocare? giocavamo alle 9, prima del lockdown, diciamo, Ok. quando vivevamo una vita normale. Quindi ora le anticipo Sì, dalle tutti amici giochiamo sempre, facciamo un paio di partite a settimana. È l'unico modo per fare un po' di sport, perché poi per il resto se no ci si annoia. È un ottimo centro sportivo, noi siamo dei clienti abituali, quindi veniamo sempre qui. L'organizzazione non troppo perché io abito abbastanza vicino, insomma, quindi bene o male. Certo, mi rendo conto che il coprifuoco delle 22 può essere, diciamo, fastidioso per chi debba venire da lontano. Di solito la partita dura un'ora, quindi dalle 8 alle 9 un'ora di tempo ci sta per tornare. Certo, chi gioca all'ultimo ora, dalle 9 alle 10 e poi, Si corre a diciamo, casa. si corre. C'è da considerare che hanno aperto da poco, quindi diciamo è un disagio per ora relativo, perché poi ci auguriamo che grazie alla campagna vaccinale, grazie a tutte le misure di prevenzione che sono state adottate, si possa, diciamo, aumentare, diciamo, la fascia del coprifuoco. Si tratta di arrangiarsi, speriamo, per poco.